back in ETV. Ciao a tutti, ben ritrovati su Balconi TV Roma. Io sono Mika e oggi sono in compagnia dei Libra. Ciao ragazzi, ben trovati, benvenuti. Ciao. Cosa volete suonare per noi oggi? Suoniamo Sotto Pelle. Va bene, poi ne parliamo. Cosa importa di tutto il resto? Io volevo solo te. Ma è troppo tardi ormai, e forse un giorno mi regalerai la cura che ti strappi via da me. Sei dentro di me, sei sotto pelle, trovo tracce di te. Dovevi andartene, ma sei rimasta dentro di me, in tutte le lacrime che lavano la pelle, dal rimpianto inutile. Ti proteggo dentro di me, non importa ciò che posseggo, io dovevo avere te. Ma è troppo tardi ormai, e forse un giorno mi ruberai la cura che mi strappi via da te. Sei dentro di me, sei sotto pelle, trovo tracce di te. Dovevi andartene, ma sei rimasta dentro di me, in tutte le lacrime che lavano la pelle, dal pianto inutile, ma ti proteggo dentro di me. Cosa importa di tutto il resto? Io volevo solo te. Sei dentro di me, sei sotto pelle, trovo tracce di te. Dovevi andartene, ma sei rimasta dentro di me. Bravissimi ragazzi, grazie. Geniali. Presentiamo un po' la band, dato che comunque questa è stata una performance completamente diversa da quello che fate di solito. Dai, poi sì, ne parliamo di quello che avete suonato, però presentiamo la band e poi okay, c'è anche un elemento che manca, quindi questo lo dobbiamo dire. Allora, io sono Jacopo e sono la voce, poi c'è Gianmarco che normalmente suona la chitarra e il campionatore, oggi al glockenspiel, e Federico che è il bassista del gruppo.
e anche lui suona il campionatore perché noi facciamo musica elettronica suonata e oggi è al violoncello. E poi manca Alberto che è il batterista del nostro gruppo. Lo salutiamo. Allora, adesso invece avete suonato questo brano Sottopelle, che è proprio la title track di questo disco che ho in mano, il vostro album di debutto. È uscito a novembre del 2013 per la Volcan Records, quindi parlami un po', avete scelto anche questo brano per Balcony TV, quindi penso sarà importante, non lo so. Certo, sì, è sicuramente uno dei brani più forti all'interno del disco e forse anche quello che rispecchia maggiormente quello che è il nostro percorso sia artistico che musicale. C'è cioè, sia l'elemento elettrico che l'elemento elettronico, perché noi teniamo molto a questa dimensione che sia acustica sia elettronica, e ci sembrava un pezzo anche in una versione diversa buono da presentarvi. C'è anche un video di questo brano. Il video è uscito il 9 luglio, è uscito da pochissimo, e è un video un po' particolare. Questo brano parla di una storia d'amore finita fra un uomo e una donna, e nel video abbiamo scelto di rappresentare questa cosa con un contrasto, e cioè, ci sono due attori, è una storia fra due uomini, una storia finita, e ci piaceva dare questa idea di libertà anche attraverso le immagini. Dai, sono contenta, adesso sono curiosa anche di vederlo. E invece raccontami che cosa avete fatto da quando è uscito il disco l'anno scorso? Siete stati in giro? Avete fatto un tour? State promuovendo l'album? Cosa è successo? Sì, abbiamo fatto parecchie date sia nella nostra città che a Roma, sia anche fuori da Roma, specialmente al sud Italia, e abbiamo portato la nostra musica sempre con dei set diversi a seconda del posto, perché avendo la possibilità di fare dei set più elettronici o più suonati, e stiamo continuando anche in estate a suonare in palchi all'aperto e sicuramente in autunno continueremo a suonare sia a Roma che fuori dalla nostra città. E poi stiamo lavorando nello stesso momento a dei pezzi nuovi e penso che già, a parte i prossimi singoli che usciranno, da gennaio vi faremo ascoltare qualcosa di nuovo. Sotto un EP o proprio un disco nuovo? In teoria stiamo lavorando a un disco. Quindi speriamo, insomma, che già da gennaio del 2015 potremo farvi ascoltare qualcosa in un disco nuovo. Allora, un in bocca al lupo per questa cosa. Lasciaci anche qualche contatto, così chi vuole seguire le vostre tracce lo può fare. Allora, noi abbiamo una pagina Facebook, facebook.com/libraofficial, e abbiamo anche un account Twitter, però diciamo oltre ad avere anche Instagram, quindi potete vedere anche delle immagini che postiamo ogni tanto, e poi sicuramente su Facebook trovate tutte le date, tutte le news che ci riguardano e potete, diciamo, seguirci da lì. Anche il disco lo possiamo ascoltare anche in streaming? Il disco è anche su Spotify gratuitamente, basta cercare Libra Sottopelle e se no è anche su iTunes per quelli che lo volessero comprare, mentre fisico è disponibile ai concerti. Bene, ragazzi, io vi ringrazio davvero, è stata molto bella la vostra performance. Spero Grazie. di riavervi presto, magari con la band completa, un set un po' diverso. E niente, con voi ci sentiamo alla prossima puntata. Questo è Balcony TV Roma, io sono Mika. Ciao, grazie. Back in TV.